Noi abbiamo ritenuto opportuno presentare qui in sede locale quelli che sono i dati puramente milanesi, inseriti naturalmente in un contesto nazionale, intanto perché questi dati hanno una straordinaria importanza. Questi sono dati che consentono di comprendere come effettivamente funzioni il processo penale. Noi lo viviamo tutti i giorni, siamo nelle aule tutti i giorni, constatiamo quello che fenomenicamente accade, ma fin tanto che non sono arrivati questi dati, che poi sono un approfondimento di dati preesistenti e già valutati nel 2008, un'attualizzazione di dati preesistenti, fin tanto che non arrivano questi dati, non abbiamo la forza dei numeri per poter verificare come le tesi che andiamo noi raccontando sono condivisibili. Qual è il focus che abbiamo posto, diciamo, sulla nostra attenzione? Noi ci siamo resi conto che a Milano, ma questo accade in tante altre sedi giudiziarie, i processi hanno una durata troppo lunga, e questo lo sappiamo, ma questa durata troppo lunga non dipende, se non in percentuali minime, da iniziative dei difensori. Questa durata troppo lunga dipende da quelle che sono le caratteristiche dell'organizzazione dell'attività dell'ufficio giudiziario. Questa è la ragione per cui non ha nessun senso andare ad incidere sulla prescrizione, ma dovrebbe invece andarsi ad incidere sulla organizzazione degli uffici. D'altronde, che questa sia la logica, diciamo che lo si comprende anche da quello che il ministro andava dicendo nel momento in cui è stata approvata questa norma, che dovrebbe entrare in vigore a gennaio. Il ministro ci diceva che intanto si poteva giustificare questo nuovo regime della prescrizione, e comunque si sarebbe atteso un anno per farlo entrare in vigore, perché nel frattempo si sarebbero dovuti velocizzare i processi. Ecco, oggi noi ci troviamo in una situazione in cui i processi non sono stati velocizzati, perché quella riforma epocale sulla celebrazione dei processi, e quindi sulla velocità di celebrazione dei processi, non è stata realizzata e non potrà ragionevolmente essere realizzata in tempi rapidi. Non ha senso quindi intervenire sulla dilatazione dei tempi di prescrizione, perché questo consentirà soltanto di vedere aumentati i tempi di celebrazione e non risolverà la malattia.